Inviti a nozze, studenti, ciceroni e sfide allargate. Quello in programma a Fano da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio è un vero e proprio salto nel passato. Tutto merito del Palio e delle Contrade, che da quest'anno recupera il suo nome d'origine rinsaldando l'antico sodalizio con Confcommercio. I Malatesta a Fano. È così che torna infatti a chiamarsi la rievocazione medievale, ancora una volta frutto dell'intenso lavoro del gruppo storico La Pandolfaccia. Sì, il progetto dell'idea che avevamo avuto è che una persona che capita Fano possa respirare l'aria medievale, quindi tutta la città darà questo respiro a partire dal Pincio, dove sabato verranno allestiti tutti gli accampamenti militari, quindi diversi figuranti da tutta Italia verranno a Fano per fare questo accampamento, antichi mestieri su Via Arco d'Augusto, per poi proseguire in questa passeggiata che vi porta direttamente in Piazza Andrea Costa per Nefanesi, il mercato del pesce, dove ci sarà la taverna e anche tutti gli spettacoli, le attività per i giochi per bambini in legno e così via, e poi Piazza 20 Settembre, dove sarà il palcoscenico maggiore che partirà dalle ore 21 in poi, dove vedrà il venerdì sera i festeggiamenti per il ritorno del signore Pandolfo III, la domenica il banchetto in onore del suo matrimonio e la domenica la disfida delle contrade che non saranno più le quattro città di Fano ma saranno i quattro castelli. Infatti quest'anno non sarà più Fano a sfidarsi per il tiro alla fune, ma saranno quattro castelli che erano governati di Malatesta, come Mondolfo, San Costanzo, Monteporzio Castelvecchio e Fano, che sono poi gli stessi che porteranno le loro tipicità all'interno della taverna medievale che sarà in Piazza Andrea Costa. Fra le novità di quest'anno anche la presenza di alcuni studenti del liceo Nolfi Apolloni che accompagneranno fanesi e villeggianti tra i luoghi malatestiani della città. Abbiamo un progetto organizzato con l'alternanza scuola-lavoro e faremo da guide qui davanti alla ex chiesa di San Francesco e alla corte malatestiana il venerdì, il sabato e la domenica, il 30 giugno, l'1 e il 2 luglio, dalle 17 alle 21, e vi porteremo appunto a vivere comunque nei luoghi dei Malatesta ciò che vivevano nella loro tradizione e nelle loro abitudini. Ma la vera chicca è probabilmente un'altra. Per la prima volta infatti si potrà partecipare indossando abiti del XV secolo. Sì, all'interno di Palazzo Martinozzi, in sala Pedinotti, che è comunque segnalato in tutti i totem della città, ci saranno delle piantine con il programma e tutto quanto, ci sarà praticamente un angolo dove verranno messi a disposizione degli abiti. Chi vuole in qualsiasi orario si presenta lì, con la volontà di indossarli, di provarli a indossarli, e poi può fare una passeggiata per la città in costume storico e magari scattare dei selfie, delle foto, magari meno medievali, però poter essere all'interno di questo protagonista per la città di Fano. La seconda cosa è il sabato sera, c'è la possibilità di partecipare al banchetto medievale che viene fatto in onore del signore di Pandolfo III. Nel nostro sito www.malatestafano.it trovate tutti i recapiti per potersi iscrivere, e con un contributo se è possibile avere un vestito e partecipare alla cena. Un evento fortemente caratterizzante dunque, che quest'anno avrà anche una connotazione solidale. Sì, ci sarà la possibilità di acquistare questo sacchettino di sale che è un simbolo, ma serve per poter donare una somma ad un alluvionato dell'Emilia Romagna che noi conosciamo bene, che tra l'altro è un artista inserito nell'interno del cast del Palio delle Contrade, che tra l'altro è un artista e ha anche un'officina di sogni in cui praticamente tramanda attività artistica e giullaresca ad altri giovani. Tutto era però partito da un'idea di Confcommercio, che oggi torna a sostenere la manifestazione a cui aveva dato i natali. È veramente un motivo d'orgoglio ritornare al nome Malatesta, perché valorizza con tutto questa manifestazione quelle che sono le bellezze storiche della nostra città. Quindi io credo che ritornare al passato, ma pensando veramente al futuro, sia quella nota di colore per noi importante per attrarre turisti nella nostra città e creare quel movimento turistico, economico, ribadisco il concetto, per creare economie comunque nella nostra città. Quindi grazie al gruppo storico della Pandolfaccia, che con tanto sforzo e tanto lavoro hanno portato avanti sempre questa idea, che appunto è nata in Confcommercio tanto tempo fa, e che con la loro passione, con la loro volontà, credono in questo progetto. Noi li abbiamo appoggiati, siamo ripartiti e abbiamo ricreato questa sinergia.